Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio farvi vedere una bella accoppiata che è un convertitore pre della Macintosh, il D100, uscito da qualche anno, e un finale, l'MC152, sempre della Macintosh, uscito da molto poco. Ad oggi siamo nel 2016, il MC152, un finale da 150 watt, è uscito nel 2015 e subito ha avuto un ottimo successo, perché anche dalla rivista Hi-Fi World è stato considerato uno dei migliori amplificatori del 2015. Partiamo proprio da lui. Macintosh ultimamente ha diminuito le dimensioni degli apparecchi, ma naturalmente non la sostanza. In questo caso è un amplificatore, vedete la misura è la classica, penso che siano 44 centimetri, però l'altezza è molto diminuita. Il pannello anteriore è sempre in cristallo con i V-meter a LED, perciò di ultima generazione, sono molto molto belli, e troviamo nella parte anteriore semplicemente due tasti, uno di accensione e uno dell'illuminazione, se vogliamo dargli, no? La scritta Macintosh in questo verdino è sempre accattivante, ma soprattutto all'interno troviamo i classici trasformatori di uscita e soprattutto non hanno lesinato nella costruzione, perché addirittura questo finale qua pesa 34 kg, pesa quasi di più degli integrati da 200 watt tipo l'MA6007 o il 7009, anche sinceramente più corrente effettivamente, cioè pilota dei diffusori anche più ostici. Dopo ve lo faccio vedere dietro, adesso è inutile che vi spiego tutte le connessioni, comunque sono le classiche. Come sorgente usiamo questo Macintosh D100, che è un convertitore che però fa anche da pre. È un convertitore che è uscito da qualche anno, è il più piccolo della Macintosh, perché dopo è uscito anche il D150, ha un sacco d'entrate, anche questo troviamo un pannello anteriore in cristallo, la segnalazione del volume, di quale entrata stiamo usando, e il volume, perché ha la doppia uscita questo convertitore, sia fissa che variabile. E variabile è molto buona, perché è molto alta e pilota senza problemi tutti i finali, soprattutto della Macintosh. La copiata viene molto molto interessante, molto molto lineare anche come estetica, e soprattutto convertitore è veramente di alta alta qualità. Questo convertitore ha molte entrate, due coassiali, due ottiche e soprattutto quella USB. È un 32 bit 192 e con l'USB riusciamo ad andare veramente in alto. Adesso con un CD normale della Marantz, che però dà ottimi risultati, si aggancia a 44.1. Ecco. Nella confezione troviamo anche il suo telecomando, che vedete, vediamo un po', che possiamo andare a selezionare l'entrata e praticamente il volume. Così diventa un sistema completo, pre, finale e convertitore. Ecco, non ha la possibilità di andare con le chiavette, cioè noi dobbiamo comandarlo con un computer. Anche perché, diciamo, col computer di solito si riesce a fare delle cose di più alto livello. Vi dico i prezzi. Ad oggi questo oggetto qua nel 2016 costa di listino 3.600 euro, ma essendo un po' che è in produzione, ne ho alcuni in casa che vendo a 1.900 e qualcosa. Mentre l'MC152 è nuovissimo, è a un prezzo di listino di 6.600 euro. Certo, non è, diciamo, così a buon mercato, però
la qualità e il valore che ci ritroviamo anche come usato, sapete che Macintosh non la batte nessuno, è veramente altissimo. Poi dopo anche su questo c'è una buona scontistica che magari la chiedete. Ecco, il telecomando è il classico, scusate se dico le cose a pezzi, no? Il classico della Macintosh, adesso voi non lo vedete, quando si tocca si illumina di azzurro e comanda tutti i prodotti Macintosh. Vedete, io qua adesso con 1, 2 faccio, seleziono le entrate, non è che si può fare tanti comandi perché si seleziona le entrate e il volume, però può, se avete un altro apparecchio Macintosh, un CD, un pre o qualche altro, con questo lo comandate sicuramente. Ora ve li faccio vedere da dietro. Are you ready? Mm-hmm. Ok, ecco, partiamo dal convertitore barra preamplificatore. Abbiamo la nostra alimentazione VDE, ok? Poi dopo abbiamo questi connettori che sono jack per il comando di altri prodotti sempre Macintosh, no? Che collegando per esempio questo con questo, quando ne accendiamo uno si accende anche l'altro, normalmente viene chiamato trigger, qua lo chiamano power control, ok? Poi abbiamo le varie entrate, quella che vi dicevo USB, le due ottiche e le due coassiali. Abbiamo le due uscite, sia l'RCA fissa, XLR fissa, RCA variabile e XLR variabile. Perciò la macchina piuttosto completa. Il finale invece ha le entrate sia RCA che XLR, questo è il power control che vi dicevo prima, ha l'autospegnimento, anche possiamo comandarlo, se per caso non sente segnale per un po' si spegne, qua un selettore per l'entrata se XLR o RCA, i connettori con l'uscita a 2, 4, 8 ohm, con i trasformatori di uscita i watt sono sempre uguali, 150 sia a 2, 4 che 8, l'alimentazione, ok, la VDE e il fusibile. Gli imballi Macintosh, lo sapete, sono sempre giganteschi, che ci sono 2-3 imballi, perciò... Ecco, voglio farvi vedere anche una ripresa in penombra, perché Macintosh quando è in penombra si esalta, diciamo così. Il look è veramente bellissimo, gli occhioni blu si illuminano e anche, come dicevo, vedete, il telecomando, forse adesso riuscite a notarlo un po' di più, che quando lo tocco praticamente si illumina di blu, anche quello. Poi altra considerazione che vi volevo fare, che forse non esiste un software apposito per questo convertitore, quando lo andiamo a pilotare col nostro computer, dove possiamo scegliere proprio tantissime come posso dire modi di ascolto, le conversioni, insomma ci permette di fare veramente tante tante cose. Se ci servono delle macchine capienti di solito, e niente, spero di avervi fatto piacere. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.